Ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Black Ops 2. Lo so, vi avevo detto che non avrei più fatto video su questo gioco, però questo è un video particolare, ragazzi, che dovevo assolutamente fare. Nello scorso video, lo dico perché non, non l'avesse visto, ecco, ho cercato di fare diverse partite su questo bellissimo gioco di tanti anni fa, ma non ci sono riuscito. Perché non ci sono riuscito? Perché mi sono imbattuto in tantissimi cheater. Cioè ogni partita c'era qualcuno che in un modo o nell'altro mi rompeva i coglioni. E c'era quello che mi sparava attraverso il muro e c'era quello che mi derancava, insomma, mi trollava così. Stato sta che appunto dopo tutto ciò ho promesso che non avrei più fatto video su Black Ops 2 perché è appunto ingiocabile e di base sono quasi convinto su questa cosa nel senso cioè non c'è divertimento ad andare in pubblica anche perché molti mi avete proposto di andare in pubblica a cercare gli hacker ma quello che possono fare è quello cioè mi possono soltanto sponchillare e fare cose così quindi non è che sia così tanto divertente cioè lo scorso video era figo perché ho cercato per la prima volta quelle partite e ci sono rimasto di merda nel senso cioè, è stato un impatto proprio capito mi ha preso non lo so la sprovvista a sto giro sarebbe un recitare andare lì eh, a sclerare per non avrebbe senso piuttosto leggendo i vostri commenti ho scoperto che per utilizzare queste mod non bisogna essere un hacker, non bisogna avere la JTAG o qualche console particolare, ma c'è un sistemino un po' furbette, molto semplice che ti permette di essere infettato da questa mod. Cosa vuol dire infettato? Vuol dire che finché non spegni la play, sei praticamente un cheater. Anche tu hai la mod e la puoi utilizzare sia in privata che in pubblica quando sei host. Quindi, che ho deciso di fare? Ho deciso di farmi infettare con questo procedimento che non vi sto ora a spiegare perché non voglio diffondere questa cosa ulteriormente. Anche se la sanno tutti, però, insomma, forse ero l'unico che non la sapeva Però, insomma, non voglio dare il mio contributo. Mi sono fatto infettare per provarla in privata. Voglio provarla in privata insieme a voi e farvi vedere tutte le cose allucinanti. Perché veramente, ragazzi, si parla di cose assurde. Ve lo giuro, ci sono rimasto di merda che si possono fare con queste mod. Intanto vado in privata, ragazzi, e vi dico: se mi seguite da tanto, saprete che io su Bio 3 ho fatto dei video simili. Ho fatto un video in cui su PC provavo delle mod in privata sempre. Ma vi assicuro che non hanno niente a che vedere con quello che state per vedere. Cioè. Qua veramente ragazzi Si possono fare delle cose Che io Nonostante giochi a cosa Da mille anni Non immaginavo minimamente Si potessero fare Cose veramente fuori di testa Cose che solo a pensarle Sei matto Hai dei problemi O sei matto O sei un genio Dipende dai punti di vista Quindi niente ragazzi Sono infetto appunto Come vi ho detto Ripeto non vi spiego il procedimento Perché non, non ho voglia Di spiegarvi queste cose qua Sono infetto Sono in privata Tra l'altro quando spegnerò la play Questa cosa sparirà E eh, chiaramente non mi servirà più farla E siamo qui appunto Questo è il È, è una lobby moddata Vedete Love, velox. bla attivo il mod menu e questo qua ragazzi è il menu che un classico modder un class una classica persona infetta si trova davanti quando entra in una parità di pubblica quando voi vi trovate contro un pezzo di merda che usa le mod lui utilizza questo menu qua un menu enorme che presenta tante categorie queste ragazzi sono tante categorie che ora andremo ad analizzare una per una prima categoria ragazzi sono le mod principali ci clicchiamo e abbiamo una marea di cose che si possono fare cose diciamo un po più classiche cose generali molto speed ecco che possono utilizzare proprio i rompicoglioni di turno in maniera molto rapida senza andarsela a cercare prima cosa vediamo la modalità dio la god mod cioè ti permette di essere invincibile immortale la classica cosa che hanno tutti quelli che si trovano appunto in pubblica qua abbiamo una mod ragazzi che non ho ben capito a cosa serve ma penso che ti permetta di eh, attiva, attiva praticamente tutte le mod insieme non so se mi spiego te le attiva tutte tutte le mod da pezzo di mano te le attiva insieme tipo l'uav eh, tutte queste cose qua te le attiva insieme e qua abbiamo le mod delle munizioni infinite qua abbiamo una mod per diventare più veloci noi ora dovremmo essere più veloci guardate speed x3 vedete più clicco più diventa Rapido, qua abbiamo una mod per attivare l'UAV permanente. qua abbiamo una mod per dare eh, il Wall Hack. Se non sbaglio, sì, per vedere attraverso i muri. Io ora non ho perso in partita. Poi le farò entrare dopo dei bot per farvi vedere un po' come funziona. qua abbiamo una mod dell'invisibilità. E qua abbiamo una mod che ti permette di avere tutti i perk di botto. Qua invece abbiamo una sezione a parte che io, sinceramente, eh, non sapevo cosa fosse prima. Io l'ho provata una tipo un'oretta fa, sta mod qua, e non sapevo come funzionasse. E ho scoperto che questa sezione ti permette di dare al tuo account determinate cose. Per esempio, se clicco 50 kills, dal mio account 50 kill in più. Se clicco tot score, mi dà tot punti. Insomma, è un modo per fakeare le statistiche del tuo account. Io ho premuto 290 kills prima e mi sono dato per sbaglio 290 kills in più. È stato veramente un errore madornale. Però, sti cazzi, 290 kills su un gioco di 10 anni fa non me ne fotte nulla. Qua invece posso modificare la prospettiva della partita. Guardate, modifico le cose, vedete, e vedo con una FOV diversa. Questa 100 è la più bella, ad esempio. Questa altissima è inutilizzabile. Insomma, avete capito? No. Quella che si può cambiare su PC. Su console, purtroppo, non si può cambiare. Su PC si può cambiare. Qua, invece, ragazzi, abbiamo un'altra cosa che mi ha fottuto. E di questa cosa, veramente, me ne vergogno. E ve la dico apertamente perché non voglio nascondervi la cosa. Ma ci sta proprio un coglione. La prima volta, appunto, che ho provato questo modo menu, ci ho cliccato perché non avevo capito a cosa servisse. Ci ho cliccato su tutto a caso. E sta cosa mi ha sbloccato tutte le sfide di Black Ops 2 per Xbox 360. Tutte le sfide che mi mancavano. Sapete, noi, gli obiettivi, i trofei, eh. Ecco. Me li ha sbloccati tutti e mi. Non so, li vorrei togliere ma non so come va Però cioè, alla fine non me ne fotte niente ragazzi Qua abbiamo la funzione teletrasporto Vedete io punto un punto nella mappa e mi teletrasporta Qua posso cambiare una classe in tempo istantaneamente Guarda dove mi sono teletrasportato Sono su un tetto raga ora Che figo Qua attivo rapid fire Guardate che cazzo è rapid fire Guardate come cazzo spara l'arma ragazzi Bellissima Tra l'altro ho anche munizioni infinite Perché ho appunto infinite ammo Bellissimo, ragazzi. Qua metto l'auto drop shot. Vuol dire che ogni volta che sparo. Vedete, il mio personaggio si abbassa in automatico. Io non premo nulla. Lui si abbassa da solo. Qua puoi salvare le posizioni, qua abbiamo il multi jump. che sarebbe una cosa che era quella che utilizzavano nell'altro video per volare, devi premere più volte il tasto per saltare, io l'altra volta non lo sapevo, se premi appunto il tasto per saltare più volte fa più salti, lo vedete, salto all'infinito, è una cazzatina così appunto. Comunque state tranquilli perché questa sezione è la più banale, spostiamoci nella sezione gangsta mod ragazzi, qua abbiamo la possibilità di vedere la nostra salute della vita in alto, qua possiamo attivare un jetpack raga, guardate. Per volare, proprio il jetpack di Black Ops 3 vero e proprio Qua abbiamo una cosa blowjob che non ho ancora capito a cosa serve sinceramente Qua possiamo attivare un terremoto per tutti, guardate Tutti quelli che sono in parità vedono sto terremoto qua Ed è una cosa visiva e basta qua abbiamo la possibilità di spammare agr sparando cioè io sparo le cose e spawnano, lo vedete qua posso attivarmi il load e stare a caso me lo da questa modalità kill camper uccide tutte le persone che stanno ferme in partita tutte queste altre cose ragazzi non so a cosa servono sinceramente, le ho provate prima ma non, non sono niente di che nella modalità rambo ragazzi sblocchiamo la minigun invece guardate ti dà sta minigun fortissima cliccando invece maracimen raga spawnano queste cazzo di figure ambigue che ruotano in aria non so a cosa servono sinceramente sono tutte cose strane e non avete visto nulla, ve lo assicuro. Queste cose allo stesso sono tutte cose un po' stupide. Insomma, che non servono a niente. La Hawk Bar è una cosa che ti fa suicidare, ti fa esplodere. Insomma, cambiando invece sezione, ragazzi, qua abbiamo Maps. Dove possiamo scegliere una mappa e cambiarla in un attimo. Cioè, io se voglio adesso non lo farò perché potrebbe crashare. Posso cambiare tranquillamente la mappa. Andando invece su Visions, l'altra sezione, posso cambiare la eh, tipologia di eh, filtro visivo. Vedete, posso metterlo, attivare e disattivare. Insomma, posso mettere vari filtri. Qua invece, posso selezionare le armi, le armi moddate. Addirittura, guardate, posso mettere la. Reagan, cioè Posso mettere cose di ogni tipo, raga, guardate Insomma Sono armi in realtà che non sono la Reagan Però insomma, sparano, guardate che cazzo Oh mio dio, cos'era quella roba? Guardate il cecchino come spara Cioè, ragazzi Queste cose te le, ve le usano, cioè, ve le usano Ce le usano contro in pubblica, capite? MP Blaster Spara cose MP, guardate Oh mio dio, cos'è questa cosa? Spara delle nuke, praticamente. Thundergun, non so cosa sia. Queste cose non le avevo provate Mustang e selli Che cazzo è boh Ballistic teleporter Non so cosa sia Non lo so Vabbè sti sì, cazzi Insomma avete capito ragazzi Un po' di armi particolari Insomma cose di questo tipo Qua invece possiamo attivare delle, Degli effetti sul nostro personaggio Tipo qua possiamo diventare Un uomo scudo Con mille scudi addosso Qua possiamo diventare Attivare l'elettricità Sul nostro personaggio Qua effetto di luce Cose del genere Qua dei fumogeni attorno a noi Insomma cose di questo tipo ragazzi Qua del fuoco Qua guarda mi dà Sti piedi enormi da clown Che non, non so cosa voglia dire per insomma. Da sti piedoni, tante cazzatine a livello estetico che non servono fondamentalmente a nulla. Qua, per esempio, puoi levare la gravità. Questa era una cosa che c'era anche su Black Ops 3. Vedete, gravità 0 Qua pu puoi far sponare dei bot. Guarda, li facciamo sponare. Vedete, sponano. Qua, invece, puoi modificare la minimappa. Ti cambia la minimappa. Tipo, metto quattordicesimo presidio. Mi mette l'icona del quattordicesimo presidio Tutta zoomata. Questa è del quindicesimo. Qua, mette la bandiera del Sud Corea. Capito? Cambia l'immagine della minimappa. Qua, beh, un po' di cazzate. Qua puoi modificare lo scorrimento del tempo. Guardate, facendo andare più veloce tipo ora è, ora è velocissimo ora è a velocità normale ora è diventato lento insomma avete capito qua invece puoi far partire dei suoni che tutti sentono in partita che ne so il suono di un'esplosione il suono di cose a caso Basta va mi stanno esprimendo le reche basta Qua puoi mandare ragazzi dei messaggi a tutti quelli che sono in partita Anche queste cose inutili Cambiando invece sezione andiamo nella sezione aimbot ragazzi Ve ne faccio vedere uno perché gli altri sono tutti diversi Però insomma questo è l'aimbot che usano nelle partite In cui vieni distrutto miliardi di volte Praticamente loro sparano E ti ammazzano Attraverso le pareti totalmente a caso Guarda Basta mirare e sparare a caso e ammazzi tutti questo è l'esatto modo in cui mi ammazzano Quando trovo sti figli di puttana contro Non avete capito È proprio questo qua il, il modo Proprio questo qua Passami invece ora ragazzi alle sezioni un po' più fighe Questa sezione qua ragazzi si chiama proiettile Praticamente ti permette di sparare cose un po' particolari Tipo selezionando sciame Ti fa sparare lo sciame Guardate Questo è lo sciame Sto sparando granate lo vedete Puoi selezionare cosa sparare Puoi sparare addirittura colpi di nuke Cioè ragazzi di cosa stiamo parlando Guardate cioè, ne sparo tipo uno lì in fondo. Come esplode fa un puttanaio, guarda. Cioè, robe allucinanti, veramente. Guarda, 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 guarda. La nuke, proprio. E qua tante altre cose, tipo questa è la, la cosa del teletrasporto. Tu spari e ti teletrasporta, guardate che figo. Queste cose sono fighe comunque ragazzi, nel senso se non le facessero in pubblica sarebbero anche belle, nel senso io penso che siano divertenti per fare private, il problema è che quando lo fai in pubblica, quando la gente vuole giocare normalmente tu gli rompi i coglioni, questo è il problema di base, capito? Qua addirittura ragazzi posso sparare dei cani, guardate, li faccio spawnare, cani che poi vanno ad ammazzare le persone, che ne so, tipo, c'ho ancora i multi jump attivi, lì c'è una persona, no? Gli sparo un cane addosso <ride> che lo ammazza cioè cose veramente malate ragazzi, e qua invece posso far spawnare per terra tutti quegli oggetti che stavo sparando, tipo... Gli AGR Sempre con lo stesso criterio Cioè devo sparare Però non li sto facendo esplodere Li sto solo facendo sponare Cioè io sparo a terra E spondono Vedete tipo Faccio sponare dei cani Faccio sponare una torretta Molto figa questa sezione qua Passando invece ai modelli ragazzi Qua veramente abbiamo di tutto Qua ragazzi Questa sezione qua ti permette di cambiare il tuo personaggio Qua per esempio ti vado in terza persona Qua non so cosa sono Qua sono una torretta Qua sono un cane Qua sono un trofi Qua sono un'auto bianca malforma Qua sono una bomba insomma cose di ogni tipo ragazzi Cioè veramente puoi diventare quasi tipo su Avete capito no? Cambiando sezione ragazzi qua possiamo ottenere delle streak semplicemente Non ve la faccio nemmeno vedere perché puoi ottenere le streak Ragazzi ho riavviato la partita Perché c'era troppa roba in mezzo E passiamo ora alla sezione più allucinante Di tutto questo mod menu La cosa più assurda che potete mai vedere Nella vostra vita su Call of Duty La sezione degli oggetti spawnabili Qua ragazzi possiamo far spawnare di tutto A partire da una piattaforma per il trick show Che dovrebbe essere tipo un posto dove se cadi non ti fai danno Tipo vedi sta roba qua che non so cosa sia. Cosa è questa roba qua? Co cosa è? Ragazzi, che cosa è questa cosa qua? Onda di sentinelle. Hunter Killer Wave. Ragazzi, no. Cosa è sta roba? Questa Ma chi è che ha pensato sta roba qua? Cioè, non l'avevo vista, ve lo giuro. Questa è la prima volta che lo vedo. La cosa veramente figa, ragazzi, sono queste qua. Flyable Jet. Cosa vuol dire? Vuol dire che puoi guidare dei jet poi guidare degli aerei, veramente non per scherzo, perché se ci clicchiamo, possiamo selezionare il tipo di aereo che vogliamo guidare, per esempio, questo qua, a 10 qua, insomma, sto qua, lo selezioniamo, selezioniamo dove farlo spawnare e lui spona. Una volta sponato, ci clicchiamo sopra e possiamo guidarlo, raga. Possiamo guidare l'aereo in privata. E anche in pubblica. Cioè, se si va in pubblica, la gente lo può fare. Cioè, i figli di puttana che usano queste moda in pubblica, possono fare sta roba qua. Allucinante. Sono scioccato. Io prima volta che ho visto questa roba ero a bocca aperta. Non ci potevo credere, ragazzi. Posso anche sparare. Guarda. Posso anche sparare, guarda. Senti cioè, tipo io vado in partita non a caso. E mi metto a sparare sulla gente così. Posso anche andare sottoterra, capito? Cioè, ci rendiamo conto. Guarda, vai, missili così, sparo Incredibile Posso anche far cadere gli approvvigionamenti Cioè divento Dio proprio, capito? Guarda, faccio cadere gli appro sulla gente Ragazzi, prendetevi i miei appro, ve li faccio Incredibile ragazzi Posso far spawnare tanti altri aerei Che non sto a farvi vedere, tipo posso far spawnare l'UAV Tante altre cose Ma non ve li faccio vedere perché più o meno il criterio è questo Faccio però spawnare invece degli elicotteri Posso far spawnare anche degli elicotteri, tipo Overwatch Lo seleziono, scelgo lo spawn Qua Qua è diverso, non spona direttamente, ma arriva volando. Cioè, io veramente non, non, cre non ci credo che qualcuno abbia veramente fatto questa roba qua. Cioè, chi, chi, cioè, devi essere matto per riuscire a fare questa roba qua. Guarda, arriva l'aereo, guarda. L'elicottero. Arriva qua. Tu ti avvicini. E tranquillamente lo puoi guidare. Così. E guidi l'elicottero, no? Cioè, lo guidi. Come se niente fosse. Puoi sparare come prima. È una cosa folle. Guarda, fai cadere gli apro. Ti avvicini così. Ci sali sopra. E lo guidi come se niente fosse, capito? Cioè. Così, tu sei in pubblica e guidi un aereo. E poi niente, vabbè, insomma, queste sono le cose. Puoi far sponare dei modelli mobili. Oggetti che ruotano così a caso. Va bene. Menù della pioggia. Puoi far piovere missili. Puoi far piovere cani, guarda. Guardavamo, piovono cani, raga. Cioè, dai, raga, ma è incredibile. È incredibile, veramente. Cani che piovono. Aeri che piovono, guarda, guarda, guarda. Macchine che piovono. Rain the Bugs? Non forse non dovevo farlo. Forse dovevo evitare di fare questa cosa qua. Si è buggato tutto, è crashato. <ride> Troppa roba, ragazzi. Cioè, mi è crashato il gioco. Ok, ragazzi, è letteralmente crashato tutto. Non sto scherzando, mi è crashata l'Xbox. Una cosa mai vista, veramente mai vista. Quindi niente, da questa sezione, rain menu. Puoi fare appunto piovere cose. Che ora eviterò di far piovere ancora. Perché non vorrei che crasharsi di nuovo. Perché mi ha fatto. Ma di tutto, veramente. Poi, vabbè, qua ci sono un sacco di cose che puoi far spawnare. Però, sinceramente, non ve le faccio vedere perché sono inutili, eh, ragazzi. Poi, qua, fai spawnare il. Spinning UFO. Un ufo volante. Dov'è che è? ve lo faccio vedere ora? L'ho fatto spawnare una parete di prima. Non lo so, non spawn. Vabbè. Insomma, ragazzi, questa sezione spawn. Avete capito cosa serve. A far spawnare cose di ogni tipo. Veramente la sezione più assurda che abbia mai visto. Qua puoi attivare una funzione strana che non vi faccio vedere: tipo diventi tutto verde o altro. Non ve la faccio vedere perché non si può più togliere. Poi. Cliccando qui invece: fai spawnare un bunker. Così a caso un bunker. Un bunker gigante. Che tra l'altro è solido. Cioè, ti puoi entrare. Guarda, puoi anche salire sopra. Insomma, è una roba un po' complessa. No, salire sopra è un cazzo. Questa è la scala di Newtown Sono ritardato, ok? Qua tante altre cose, ragazzi. Minimap loop, guardate, cioè cose del genere. Rapid Delete, guardate che cos'è, ragazzi. Sparo alle cose. Miro alle cose e spariscono gli oggetti, guardate. Cose un po' strane, ambigue oserei dire E poi vabbè, sta sezione finisce così Qua invece abbiamo sempre altre cazzatine ragazzi Che non vi sto a far vedere tutte Poi insomma, puoi fare cose, mettiamolo così Puoi fare veramente cose relative a, alla lobby Puoi addirittura anche, che ne so Spostare l'arma dall'altro lato Ma sono cose abbastanza inutili le altre Cioè che riguardano tipo, puoi far vedere gli fps A quanto sta girando il gioco, puoi fare cose di questo tipo Nomi giganti quando ti ammazzano Puoi cambiare la luce del cielo, guardate Puoi fare cose di questo tipo, non è niente Di, 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 di interessante secondo me, qua invece puoi gestire il menu nel menu settings, qua puoi cambiare un po' di cose a livello di team e qua invece puoi fare tutte le cose cattive ai player che sono nella tua lobby, puoi killarli tutti, puoi chiccarli tutti sono cose che succedono, che, che, che fai a tutti quanti, questa qua, questo qua è il fake derank quello che hanno fatto a me, vedi, you've been deranked guarda, mo sono livello 1, questa è la cosa che hanno fatto a me questo è il fake del master, ti fa comparire il master prestige a caso e ti inganna anche se non lo sei, questo frizza tutti questo dà munizioni infinite, insomma sono cose che fai a tutti i giocatori, e niente ragazzi, il mod menu finisce così erano solo queste, solo queste cose qua sono un'infinità ragazzi io ve lo fate vedere tra virgolette velocizzando il tutto ma vi assicuro che sono troppe Volevo fare un discorso finale ragazzi riguardo a questa cosa qua ovvero che io adesso lo sto facendo in privata ve lo sto facendo vedere un pochettino per farvi vedere un po' anche a livello di curiosità come funzionano queste cose qua ecco però veramente c'è cioè, chi le usa in pubblica è proprio un coglione ve lo giuro perché è una cosa che non è divertente Rovina le partite va contro quello che è lo spirito del gioco e coinvolge persone in qualcosa Nelle quali non vogliono essere coinvolte cioè io sono favorevole alle mod se fatte in privata, cioè, questa mod per me è bellissima. Se devo dire la verità, è bellissima per farla in privata. Quando lo estendi a tutti, nelle pubbliche, non è più bellissima perché ti stai imponendo sugli altri eh, con un qualcosa che gli altri non possono fermare e quindi gli stai rovinando l'esperienza di gioco. Questo volevo dirvelo perché non vorrei che, che, che passasse il messaggio sbagliato: Che Oddio, la mod è fighissima e basta. No, la mod è fighissima perché fa fare un sacco di cose in privata. Pare una minchiata se la fai in pubblica e sei scorretto. Penso sia una cosa ovvia questa qua. Detto ciò, ragazzi, spero abbia apprezzato questo video. Un video diverso dal solito. Spero vi sia piaciuto. Vi a lasciare un like. E ci becchiamo alla prossima. Bella.